Questa mattina sono insieme a Marco Corda, che ho incontrato per la prima volta qualche anno fa durante un percorso formativo, e poi da allora ho avuto modo di seguirlo sui social, perché lui ogni tanto posta delle bellissime immagini fotografiche, oltre al fatto che poi occasionalmente lo incontro al Poetto mentre andiamo a fare la nostra passeggiata di corsa dedicata al benessere. Marco è uno sviluppatore software. E durante il periodo del lockdown, quando la maggior parte delle persone ne ha approfittato per leggere qualche libro in più, invece lui ha colto l'occasione per portare a termine invece un suo libro. Durante quel periodo, tra l'altro, lui era già abituato a lavorare in smart working, quindi per lui sostanzialmente non è neanche cambiato nulla. E la domanda che ti faccio, Marco, è una curiosità che nasconde tra l'altro anche un po' di invidia, questo te lo dico e te lo premetto fin da subito. E la curiosità è legata al fatto che non riesco in qualche modo a capacitarmi di come possa uno sviluppatore software, e quindi con una vena per certi aspetti un po' astratta di codici, di programmi, convivere con delle arterie pulsanti di uno scrittore, come dire, creativo. Ciao Giorgio, grazie per questa bella opportunità. Rispondo subito alla tua domanda. Fondamentalmente ritengo che anche un lavoro come quello del programmatore abbia comunque il suo lato creativo, per cui sei comunque in grado di esprimere la tua creatività, la tua fantasia, anche se sappiamo che i programmi, comunque le procedure che dobbiamo creare e curare abbiano una determinata un determinato ordine, no? Però insomma sappiamo anche che in qualsiasi mestiere, più o meno in qualsiasi, abbiamo comunque una quota parte di creatività e una quota parte di, come la chiamo io, manovalanza. Per cui sì, allora è chiaro che poi le due percentuali nelle due diverse attività, cioè quella di sviluppatore software e quella di scrittore, si capovolgono in qualche modo, no? Per cui mentre appunto nella fase di scrittura software magari la percentuale di creatività può essere, non so, 20-30%, per dare spazio maggiore a quelli che sono le strutture ordinate, nella invece scrittura del libro evidentemente c'è una percentuale di creatività molto maggiore, per cui ti puoi, diciamo, sbizzarrire molto di più, ma anche lì comunque c'è una parte poi comunque di lavoro duro, nel senso che va bene, scrivi, ti inventi delle cose, cerchi di utilizzare la tua fantasia al massimo, ma poi dopo comunque devi tornare indietro, controllare sintassi, insomma fare tante altre attività. Marco, leggendo alcune recensioni sul tuo libro mi è ritornata in mente la serie televisiva Doc, Nelle tue mani, con Luca Argentero. E ti chiedo di raccontare ai nostri amici che cosa trovano all'interno del tuo libro, che in questo momento hai sulle tue mani, nello spazio di 2-3 minuti di tempo, insomma, quindi una sintesi molto, molto contenuta. Bene Giorgio, diciamo che raccontiamo solo qualche piccolo aspetto del libro per non togliere ai nostri amici il piacere poi di scoprire pian piano quello che succede. Allora, intanto il titolo è Cagliari UK, che già di per sé qualcosa ci dice. Ho immaginato, diciamo a causa di una diversificazione, diciamo, in un certo determinato periodo storico, che Cagliari e la Sardegna non fossero nello Stato italiano, ma nel Regno Unito. Naturalmente abbiamo un protagonista, questo protagonista che si chiama Luca Marini. Lui è un ricercatore del CERN che lavora a Cagliari, però, all'Università di Cagliari. Si sveglia in ospedale e non si trova più nella sua Cagliari, o meglio, si trova nella sua Cagliari, ma pian piano scopre quello che poi scoprirà anche il lettore, cioè che non ci troviamo in Italia, ma nel Regno Unito.
puoi immaginare, insomma, la sua perplessità, le difficoltà iniziali, poi comunque incontrerà delle persone, succederanno delle cose e in qualche modo poi, insomma, si arriverà a un finale molto sorprendente. Marco, nel mio lavoro io vado alla ricerca spesso delle motivazioni che spingono una persona a fare qualcosa. E quindi la domanda che ti faccio è: che cosa ti ha spinto a scrivere il libro? Non fosse altro perché se la tua motivazione funziona, io la rubo e provo ad usarla anche per me. Ma Giorgio, la motivazione quando faccio qualcosa è sempre quella di provare nuove sfide. Quindi un qualcosa che non avevo mai fatto, che da sempre mi sarebbe piaciuto fare. Quindi niente, mi sono cimentato, ho iniziato pian piano. A dire la verità, c'è stato un piccolo periodo in cui ho iniziato, scrivevo di getto, poi, come spesso succede, mi sono fermato perché non sapevo più andare avanti. Adesso come faccio? E quindi niente, durante il lockdown ho trovato probabilmente la concentrazione necessaria per proseguire e terminare poi questo lavoro. E insomma, diciamo che è stata una gran bella soddisfazione. Adesso pian piano sto iniziando a coglierne i frutti, una soddisfazione personale molto molto forte, diciamo, ecco. Marco, leggendo alcune recensioni che ho trovato sui giornali, mi sembra di intuire che dietro il tuo racconto si nasconda una bellissima metafora legata al fatto che Cagliari e la Sardegna possano essere, come tu hai definito, dei giganti dormienti. E quindi la domanda che ti faccio è: che cosa intendi con questa affermazione? Sì, gigante dormiente. Nel mio romanzo ho ipotizzato appunto una Sardegna in uno scenario diverso da quello che conosciamo oggi. Naturalmente, visto che questo è uno scenario immaginario, ho cercato di mettere dentro tutte le cose che mi sarebbe piaciuto trovare in Cagliari e nella Sardegna. Tutte, secondo me, le potenzialità inespresse che tutt'oggi ci troviamo a verificare e a immaginare. Per dire, trasporti migliori. Ho ipotizzato, per esempio, una linea di idrovolanti che colleghi tutte le località di maggiore interesse delle coste della Sardegna, quindi con delle rotte fisse, per cui i turisti magari potrebbero vedere le meraviglie della nostra regione, della nostra isola, e viaggiare da un posto all'altro molto più facilmente. O anche, sempre in tema di trasporti, per esempio le strade. Ho ipotizzato una rete autostradale simile a quella che si trova in Gran Bretagna, che, diciamo, fa da contrasto, stride al confronto con le vetuste strade statali che troviamo oggi, insomma. Marco, per concludere la nostra passeggiata che facciamo dietro la cattedrale di Cagliari, in questo momento siamo fermi qua, mi viene in mente un'ultima domanda che si ricollega anche a quella precedente, cioè nel senso che tu hai parlato di Cagliari e della Sardegna come un gigante dormiente. E quindi la domanda che mi viene in mente è questa: se anche noi sardi, come popolo, siamo un gigante dormiente, se quindi abbiamo, come dire, le potenzialità di competere, usando la metafora UK, magari in Champions o in Premier. Quindi se anche noi siamo così capaci e competenti come professionisti, come uomini e donne, per competere in un mercato, diciamo, globale. Noi come giganti dormienti, beh, direi che forse lo eravamo, o meglio, pian piano lo siamo sempre meno. Nel senso che io ho grandi speranze, intanto nelle nuove generazioni, i ragazzi oggi probabilmente sono più abituati a cooperare di quanto magari non lo fossimo noi o le generazioni precedenti alla nostra. Inoltre abbiamo anche delle grandi novità nel senso delle infrastrutture, abbiamo dei poli tecnologici di eccellenza.
dove arrivano professionisti da ogni parte del mondo. Questo naturalmente fa sì che possiamo valorizzare ulteriormente le risorse presenti nel territorio. Inoltre, grazie al perfezionamento del remote working, siamo in grado di superare ormai le difficoltà che storicamente incontriamo dovute all'isolamento. Io, per dire, posso col mio lavoro cooperare o comunque operare per clienti in Sardegna, nella penisola italiana o all'estero. Non abbiamo più questo limite geografico. Marco, abbiamo terminato la nostra passeggiata che abbiamo fatto nelle strade di Castello. Quindi, per concludere la nostra chiacchierata, io ti faccio un'ultima domanda, cioè sostanzialmente ti chiedo dove una persona può comprare il libro. Sì, i nostri amici potranno trovare il libro, che è questo. Eccolo qua. Potranno trovare il libro, potranno acquistare presso il sito web della casa editrice, che è il Cenacolo di Ares, oppure contattandomi direttamente attraverso i social. Perfetto. Quindi grazie Giorgio di questa fantastica chiacchierata. E salutiamo i nostri amici, insomma, esatto. Li invitiamo a guardare il video, esatto, ed eventualmente a contattarti tranquillamente appunto sulla tua pagina social. Marco, sono io che ti ringrazio. Effettivamente, quando ti ho incontrato la prima volta, ho capito che tu eri un progettista per sbaglio, insomma, il tuo lavoro dovrebbe essere tutt'altro di sicuro, e quindi la scrittura del libro lo ha, come dire, dimostrato. Mi piace chiudere con una frase del mio capo Stefano, che mi ha detto: mo vediamo se sei più bravo a scrivere software o a scrivere libri. Giusto. La cosa importante è che non sia troppo bravo a scrivere libri, perché non si guadagna nulla. Esatto. Ciao a tutti. Ciao.